Ma che cacchio? Amici, oggi, come avrete letto dal titolo, andiamo a costruire finalmente un mob spawner, il quale ci fornirà sia oggetti dei mob, sia esperienza. Che schifo non ci fa. Ora fatemi sistemare un attimo il tutto. Allora, per fare sta cosa mi servirà una sbrega. Ma una sbrega di pietra che voi non avete idea, che dite: oh mio Dio, quanta sbrega! Io vi dirò: eh sì, signori, è una sbrega. Quindi prendiamone il più possibile. Questa qui la vado a cuocere. Facciamo anche un po' di più. E quindi mi prendo il tutto ciò che ci serve. E poi ci vediamo subito al luogo dove avrò intenzione di costruire il mob spawner. Non so ancora dove, ma ci ragioneremo. Allora, ho intenzione di fare il mob spawner un pochino più distante dal villaggio, perché diciamo che non è la cosa più estetica del mondo. A differenza della nostra bella piramidozza, che un giorno lontano ci metteremo dentro un beacon. Cioè, guardate che bella sta zona. Allora, sostanzialmente dovete fare una cosa del genere: mettere i cosi qua a che vanno a modo di cerchio. E per il momento io ci metto l'acqua, ma solo perché, dato che devo costruire in alto e non è creativa, potrei morirci come un animale. Quindi ci facciamo un attimo una sorgente d'acqua infinita, che poi appunto dopo andremo a colmare. Per il momento, guardate quanti blocchi sto prendendo, dobbiamo salire di 32, quindi vi farò ovviamente il taglio, però saliamo di 32 blocchi per ogni lato, quindi sono 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, tipo 270, quasi 300 blocchi. Inizio. Banzai! Vedete perché ho fatto bene a mettere l'acqua? Ok, ora che il mob spawner è fatto, vedete che è questo. Sostanzialmente dovrei risalire... cioè il mob spawner, il pillar, è fatto, dovrei risalire in cima. E sinceramente mi sono dimenticato di prendere... come si chiama? Le scalettine per salire. Quindi faccio un piccolo salto. Anzi, spacchiamo qualche albero e mi faccio le scalettine, perché mi sono dimenticato. Ok, ne ho fatte 54, diciamo qualcuna di troppo, però utili per salire e farvi vedere cosa sto per fare. Tuk 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 tuk, perfetto, siamo in cima, dobbiamo ricordarci di non cadere e di togliere quella terra in fondo. Ora bisogna andare a chiudere il tutto per poi fare, diciamo, i distaccamenti laterali, ma prima di farlo, cioè guardate che bello, guardate che bello dove l'ho fatto, cioè... questo bioma è bellissimo, questo credo sia la cosa più bella della storia delle storie, e che bello anche il mio villaggio. Sono contento, ma continuiamo. Allora, sostanzialmente bisogna fare una cosa del genere, ovvero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sopra, poi 8 di qua, quindi scendendo di 1, perfetto, e ora dovrei togliere le scalettine. Ok, lo facciamo prima di qua. Vabbè, ve lo faccio vedere e poi vado a dormire. Quindi dovrebbe essere una cosa del tipo 8 anche di qua, tec, e poi andare a chiudere con gli altri 8 di qua. Quindi è qua dove, diciamo, ci saranno i peggio mostri. No, no, ho sbagliato, ok. Per ora questo non lo chiudo, ma solo perché c'è la scala. Dopo, ovviamente, quando avrò finito il tutto, lo andremo a chiudere. Scendi, please, grazie. Quindi vado a farmi una bella dormita, anche se avrei dovuto mettere il letto qui vicino. Ma vabbè, piccoli dettagli. E poi appunto andiamo a continuare il nostro mob spawner. Cioè, sostanzialmente vedete che facendo sempre 8 si va a chiudere così una sorta di canale. E quindi appunto diciamo che potete tranquillamente farla tutti. In più, secondo me, è anche molto carina da vedere, ma questa è un'altra storia. E ora ovviamente, dopo aver coperto il tutto, una delle parti che richiederà appunto più blocchi sarà quella di andare a chiudere il tutto. Quindi vi consiglio, prima di fare il mob spawner, di prendere tanti di quei blocchi da dire: oh mio Dio, basta. E invece no, dovrete continuare a prenderne altri. Perché, dato che io ne ho presi così tanti, cioè io ne ho presi così tanti, ma non so in realtà se mi bastano anche per il tetto. Che volendo potremmo farlo con un altro blocco, però è per rendere il tutto più omogeneo. Quindi ora sostanzialmente quello che sto facendo, e potete tranquillamente riprodurre voi nel vostro world, è il fatto di chiudere tutto. Ora ovviamente vi faccio un piccolo taglietto, non so perché l'ho detto con questa voce molto acuta e poco etero, però chiudiamo il tutto ovviamente lasciando questi cosi aperti. E dobbiamo anche, importantissimo da fare, chiudere... stavo cadendo! Chiudere anche gli sbocchi qua, quindi esce una cosa del genere. Vi faccio vedere un attimino da più l'alto. Ok, esce una cosa omogenea del genere. Perfetto. E ora...
pensavate di aver finito coi blocchi, dobbiamo fare un muretto alto 2 per tutto appunto la recinzione, perché poi dovremmo andare a collegare sopra e chiudere il tutto, vabbè. Altra storia che vi spiegherò dopo. Fatto sta che io, mio Dio, ho paura di cadere, quindi facciamo prima così, va. Facciamo prima la parte sotto, poi faccio la parte sopra, perché non vorrei cadere e sfracellarmi le gambine per terra. Quindi ci facciamo il muretto alto 2. Ovviamente ve l'ho spiegato, ma adesso vi farò il taglio. E ci vediamo dopo il muretto. Tra l'altro dovrete anche togliere questa cosa qui, ma vabbè, ve lo spiego dopo. Ok, quindi muretto fatto. Spacchiamo i due cosi. Oh mio Dio, sempre paura di cadere. Soprattutto qui. Anche se ci sono le scalette, ma non importa. Dobbiamo andare a recintare il tutto, perché deve esserci tipo il buio più totale qui dentro, affinché i mob appunto spawnino. Ok, quindi questa è la recinzione. E adesso appunto andiamo a renderla a mo' di tetto, come vi ho spiegato prima. Quindi dovrete chiudere il tutto, sperando di non sfracellarvi in terra. Ma diciamo che quello è il mio problema. Comunque dovete appunto chiudere tutto. Quindi voi uscirà una cosa del genere, tutto chiuso. Ok, e ho fatto, ovviamente non ci vedrete niente, però vi faccio vedere adesso com'è, perché appunto non è finito. Poi ovviamente queste torce le dovremmo togliere. Qua dobbiamo ricordarci tra l'altro di chiudere, ma per il momento non lo facciamo ancora, solo quando saprò che avrò finito di far tutto. E quindi con l'ausilio della nostra acqua vedete che dobbiamo fare una cosa del genere. 8 era fondamentale affinché non scendesse l'acqua e cadesse perfettamente qui. Quindi devo fare un altro paio di giri, stavo cadendo, per andare a riempire i secchielli, però vedete, yes, perfetto. Quindi io scendo giù, prendo i secchielli e in teoria possiamo distruggere la scala. No! Oddio il creeper, non ci credo mai nella vita, non voglio sapere niente. Allora voglio andare subito. Oddio, non ci credo il creeper, forse me l'ha distrutto. Dai! Allora voglio andare a dormire e poi prendere l'acqua, dai. Oh, se il creeper me l'ha distrutto mi metto a piangere, eh. Proprio lacrime virili, ma neanche troppo virili. Allora lei stia lì fermo e buono, perché già mi dai fastidio alla vista. Ah, oh mio Dio! No, guardate qua il bordello, guardate il bordello che hanno creato sti idioti. E soprattutto perché non ho la mia spada di diamante. Basta, basta, no, basta. Cioè, ti sei divertito, hai fatto le tue cose, ora basta. Oddio. Allora, non dovrebbe aver distrutto niente, mi sembra. Per ora metto le torce qua, le tolgo dopo, ovviamente. Ok, non ha distrutto niente, per fortuna. Quindi saliamo e mettiamo l'acqua. Tra l'altro i blocchi mi sono bastati di poco. Avete visto quanti ne ho usati? Ne avrò usati, boh, più di 10 stack di sicuro. E andiamo a concludere il nostro lavoro mettendo l'acqua. Vediamo se anche qui arriva giusta. Per non suicidarmi dopo alla discesa, metto un attimo l'acqua sotto. Giusto un attimino alla veloce, proprio giusto una cosina per non suicidarmi e morire come un idiota. E mettiamo l'ultima acqua qui. Acqua qui. L'acqua qui, l'acqua qui, l'acqua qui, vediamo come va. Va benissimo. Ora, in teoria abbiamo finito, togliamo le torce. Cioè, guardate che scuro. Guardate, non guardate. E io mi butto sperando di non morire. Perfetto. Distruggiamo qua, riprendiamo l'acqua, altrimenti il mob spawner non serve assolutamente a niente. Cioè, comunque guardate che bello, che bello. Volevo mettere una doppia cesta e degli hopper che non ho, appunto, da collegare alla doppia cesta. Quindi andiamo a farci degli hopper. Cioè, guardate quanto è imponente dall'alto, un mega fungo gigante. È stupenda come cosa. Volendo potremmo fargli una mega illuminazione o un qualcosa. Oppure, oddio, la discesa di vetro. No, sarebbe stupenda la discesa di vetro. Fatto sta che mettiamo un attimo le luci, ma giusto un attimo. Mettiamo gli hoppers attaccati alla cesta. No, creeper, non mi stufare, non mi rompo. Oddio, ma che... Allora, ne vogliamo parlare o cosa? Ne è esploso un altro! Ne è esploso un altro! Ma basta. Cioè, mi ha distrutto le robe. Ma stai scherzando? Ma io li odio. Oddio, io li odio i creeper. Io odio i creeper. Quindi, prima che il creeper ci interrompesse, dicevo, questo è il mob spawner, si è fatta pure notte. In teoria basta che voi stiate fermi qua di zona e in un tempo che non so bene quanto, i mob cadono, pff, muoiono e droppano il loot qui dentro. Per adesso ci metto sta roba, così almeno c'è qualcosa. E ok, perfetto, sono contentissimo. Ora vado a dormire così i creeper non distruggono il mob spawner, che tra l'altro sono caduto. Ok,
Ok, dicevo, tra l'altro utilissimo per farmare vari oggetti dei mob, tipo dagli scheletri potete farmare tranquillamente un casino di ossa, comunque sono strautili per le varie farm, o frecce, dipende, tutto quello che volete. Quindi io me ne vado a dormire. Oh, finalmente dopo una giornata lunga di sacrifici. Non so quanto è durato questo video, però comunque l'intento era fare solo il mob spawner. Dovremmo... Oh, finalmente la luce. Dicevo, dovremmo completare anche quello lì, il bioma, che lo sto dicendo da una cosa come 20 episodi, ma non lo faccio mai. Dovrei anche metterci la terra verde, oppure possiamo farlo di un altro bioma, non lo so, magari possiamo farci la sabbia, o anche il nether, volendo sarebbe bello. Io mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni episodio. Non so quanto è durato, ma spero che vi sia piaciuto. Soprattutto è una cosa utile che potete tranquillamente rifare nel vostro mondo. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!